Carissimi amici e amiche, buongiorno a tutti. Siamo arrivati alla fine dell'anno. Ho fatto un altro video oltre questo, con i quali, eh, nel quale ho fatto gli auguri a tutti quanti voi. Abbiamo fatto un breve excursus di tutti i casi trattati. Ma voglio concludere l'anno con un video importante. Ecco, che vi prego di condividere su Liliana De Sinovic. Perché? Perché andando ad analizzare alcuni aspetti che poi, vedete, sono i particolari alla fine che fanno la differenza, emergono delle circostanze che oggi ci fanno dire come, ad esempio, ci siano delle persone come le cosiddette amiche di di Liliana che non sono mai venute alla luce e che assumono una certa importanza alla luce di quando vi sto per dire quindi si parla del, delle colleghe Ilaria eh, Mara Patrizia vediamo vediamo un poco che ruolo hanno queste, queste donne e per capire il ruolo di queste donne dobbiamo iniziare da quel famoso pomeriggio del, del 14 dicembre, quando sparisce la Resinovice, e, 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 e i vicini di casa vengono chiamati, insomma, eh, vengono chiamati per scendere a casa di. Sebastiano quindi Sebastiano chiama Gabriella sul suo cellulare dopo aver visto il messaggio sono le 17:37. Quindi non è come è stato detto che la chiamata viene fatta dal cellulare di Liliana. No, Sebastiano chiama a Gabriella, la chiama dal suo cellulare. Quindi questo già è un elemento nuovo perché è stato detto più volte in tv che veniva chiamata dal cellulare di Liliana invece veniva chiamata dal cellulare di Sebastiano comunque vabbè poco cambia alla fine quindi questi vicini di casa scendono e appena arrivati siamo dopo poco siamo alle ore 18 con il numero di col telefono di Liliana questa volta Sebastiano o qualcun altro, cioè noi parliamo del telefono di Liliano, quindi o Sebastiano o qualcun altro che stava con lui, che cosa, che cosa fa? Eh, chiamano al numero, chiamano in stagione, al numero di una ex collega, Ilaria. Ora questo è un fatto eclatante, strano per modo di dire. Cioè, appena scendono questi vicini di casa, Sebastiano, o chi per lui, chiama subito in regione a questa Ilaria. Per quale motivo? Però questa Ilaria ovviamente non risponde perché evidentemente alle 18 gli uffici della regione sono chiusi. Allora, sempre con lo stesso cellulare di Liliana, seguitemi, viene Chiamata di nuovo Ilaria, però sul cellulare, sul suo cellulare. Quindi qualcosa di importante. cioè l'esigenza di chiamare questa Ilaria. Cosa c'entrava questa Ilaria? È qualcosa che bisogna tenere, tenere a mente. Quindi però, squilla e squilla questo cellulare di Ilaria, collega, amica, collega. E non risponde. Non risponde. Però cosa succede? Che evidentemente, poi alle 18 e 12 minuti, quindi dopo pochi minuti, questa Ilaria, Ilaria evidentemente si accorge della chiamata a cui non aveva risposto e chiama lei dal suo cellulare, chiama lei sul telefono di Liliana e quindi parla evidentemente con Sebastiano o chi per es, noi parliamo di cellulare. Sebastiano che vedesse ma in casa lì in quel momento c'era Sebastiano Salvo e Gabriella quindi Ilaria chiama e stanno al telefono per circa due minuti quindi una telefonata insomma relativamente breve più o meno due minuti poi si riaggancia e subito dopo siamo alle 18 e 16 attenzione 18 e 16, Sebastiano o qualcun altro sempre da quel cellulare chiama un numero interno della questura. Ora non si sa che fine, non si sa che titolo, subito dopo la chiamata di, di Ilaria si riaggancia e si chiama un numero della questura e si sta a telefono altri due minuti. Quindi, ricapitoliamo, telefonata. A Ilaria in seggiune non risposta. Telefonato sul cellulare di Ilaria non risposta. Ilaria chiama sul cellulare di, di Liliana risposta. Due minuti di conversazione. Subito dopo chiamata in questura. Due minuti di conversazione. Allora ci si chiede che cosa stava succedendo. Per fare cosa. Perché si era chiamata. Quindi con chi. Con chi soprattutto in questura ha parlato sebastiano chi per esso. quindi cosa perché non, non questi particolari non sono emersi soprattutto perché è eh, perché questa amica collega come la vogliamo chiamare di latina eh, Chiama, chiama, dopo aver visto la chiamata. Perché cosa c'entra nella immediatezza? Cosa c'entra? Possibile che il primo pensiero quando scendono i vicini di casa sia quello di chiamare questa Ilaria, ma non sembra che questa Ilaria sia come dire una, una di famiglia, una che, che frequentava. Comunque. Dopo la telefonata in questura, all'interno della questura, sono le 18.20 e Sebastiano o qualcun altro, con il telefono di Liliana, si accorge che c'è un messaggio in segreteria telefonica, perché abbiamo un messaggio, abbiamo un accesso alla segreteria telefonica. E nella segreteria telefonica c'era un messaggio di Sterpin Quindi dal numero di sterpin c'era un messaggio nella segreteria telefonica. Non si sa di che si tratta, comunque, c'è un accesso alla segreteria telefonica. Poi, passa un po' di tempo, arriviamo alle 19.11. Alle 19.11, quindi dopo una mezz'oretta che si erano sentiti, poco più di mezz'ora richiama di nuovo questa amica Ilaria, chiama di nuovo sul telefono di Liliana come per far sapere qualcosa, cioè non lo so, è incredibile questa cosa qui, dopo eh, diciamo una quarantina di minuti questa Ilaria quindi richiama e rimane al telefono con Sebastiano peresso insomma, due, due minuti e venti secondi, si presume con Sebastiano secondo me, comunque rimangono al telefono 2 minuti e 20 secondi che non sono pochi che non sono pochi però questa cosa qui non è mai stata mai stata detta perlomeno che io non l'ho mai ascoltata e adesso emerge questa cosa qui 2 minuti e 20 secondi chiama per la seconda volta questa Ilaria poi eh, qual è la stranezza soprattutto di queste chiamate di Ilaria è che questa Ilaria è stata pure sentita assente insieme a queste colleghe, amiche, così sommariamente. E, e lei, nei suoi verbali, nelle sue dichiarazioni, quando è stata ascoltata, dice che eh, non vedeva Liliana dal mese di giugno a luglio. Quindi non era una che era assidua, era amica del cuore. Cioè, non vedeva da giugno a luglio. A e l'aveva sentita una sola volta di Chiara per telefono, attenzione, a settembre. Quindi era uno che non era amica assidua. No? allora per quale motivo c'è questo scambio di telefonate? Quindi sfugge la motivazione per la quale avvengono queste telefonate che forse le ha fatte Sebastiano, ma comunque se le ha fatte pure Sebastiano comunque alla presenza di, di Salve e Gabriele che stavano là si presume almeno che, che insomma l'ascoltassero credo sempre che l'abbia fatta Sebastiano però quelli sono i soggetti presenti. Ma manca in tutti i casi però il processo logico perché questa circostanza di telefonate non è mai stata. Detta perlomeno in tv, non è mai stata riferita così, e nel frattempo, oltre a questi scambi di telefonate fra Questura e l'amica Ilaria, ci sono pure telefonate poi a Pinellauro. E, e più si capisce, qua con il disulio, eppure si capisce perché fanno parte un poco della, del gruppo, e con il fratello Sergio. E quindi questo diciamo forse rientra più in una normalità. Poi alle ore, 19, alle ore 19, quindi praticamente poco prima che l'amica Ilaria richiami, alle ore 19 ci sta la famosa mail eh, che la vicina di casa eh, fa in questura per comunicare diciamo, la scomparsa della Desinovice. Eh, e nella quale, nella quale mail da atte che la Desinovic è scomparsa dalle, dalla mattina dalle ore 9, quindi non si sa se ora questo dato sia stato poi nell'effettiva nell conoscenza anche di Sebastiano o meno, se lui non abbia fatto caso a questa specificazione, comunque, resta il mistero di queste telefonate con Ilaria che. Era un'amica, per modo di dire, altro mistero è legato anche a un'altra amica che si chiama Mara, questa amica Mara, amica e diciamo, collega che lavorava proprio nel, nell'ufficio con Liliana, proprio in questo protocollo generale. Quindi era una collega, amica di stanza. Diciamo così. E la curiosità è che viene qualificata questa qui anche come amica di, di Sterpin lui la qualifica come sua amica amica di Sterpin e però il, il, il pro, diciamo, la curiosità già nasce dal fatto che Sterpin avesse il numero di questa Mara mentre il numero di cellulare di questa Mara non risultava nell'elenco di quelli di Liliana cioè Liliana non aveva il numero di cellulare di Mara e non si può presumere che non l'avesse per qualche motivo eh, diciamo legata a qualche forma di, di, di privacy no, insomma, aveva altri numeri ma questo qua no eh, ora è strano se questa era proprio un'amica sua una collega di stanza e eh, eh anche perché eh, il nostro pin dichiara eh, che più di una volta, più volte, aveva accompagnato proprio a Liliana a Damara, a vedere Mara e alcune sue amiche, l'aveva accompagnata con la sua macchina in località San Giacomo, San Giacomo, dove si vedeva, dice Rosterpin, dove accompagnava Liliana che si vedeva con l'amica Mara e altre amiche in località San Giacomo, Puntualizza proprio davanti alla Chiesa e, e quindi si vedeva con, con lei e altre amiche che lui non ha specificato perché diciamo, non erano a lui conosciute. Ma ora, perché vi dico questo? Perché c'è un altro particolare strano: cioè che il giorno 12 dicembre, parliamo, no? il, giorno, il giorno in cui sono andato a grado, il giorno in cui c'è stata quella ricerca compulsiva del Gran Premio di Abu Dhabi, sapete tutte quelle cose lì. E allora, il giorno 12, dopo aver fatto quella ricerca a Abu Dhabi, eccetera, dopo, dopo aver fatto questo fatto di andare a grado con la bici avanti e indietro, Liliana e Sebastiano tornano verso Trieste. Tornano verso Trieste e sono le 16.30. Sono le 16.30 e, e però invece di andare dritta a casa dopo una giornata un po' eh, così sbattuta ecco però cosa fanno arrivano a Trieste e si fermano due ore prima di rientrare a casa si fermano per ben due ore e dove si fermano indovinate un poco si fermano in località San Giacomo San Giacomo che sarebbe forse per combinazione per carità la stessa località dove Serpin accompagnava più di una volta a Liliana a vedere l'amica amata insieme con altre amiche. E anche loro quel 12 dicembre si fermano, dopo una giornata che avevano fatto tutta una pedalata, eccetera, eccetera, si fermano per ben due ore in località San Giacomo. Attenzione, non sappiamo a fare cosa, ma, ma sappiamo che si fermano lì due ore e il contapassi di Liliana in quella circostanza, niente di meno, eh, certifica che Liliana cammina per oltre un chilometro. Cioè, questa è veramente strana questa cosa perché dopo una giornata un po' convulsa e che hanno pedalato per grado, eccetera, eccetera, alle 16.30, invece di tornare direttamente a casa, così per riposare, stanchi si ferma due ore a eh, questa località San Giacomo non si sa ufficialmente a fare cosa ma si sa che Liliana Resinovic cammina per oltre un chilometro cioè voglio dire in, in un chilometro in più movimenti ma comunque in totale per scorrere più di un chilometro e non si sa ma c'è una stranezza in sé e, e quindi ciò fa pensare a questa amica amata Porta l'idea questa amica amata che Serpina dice di conoscere molto bene ma di cui vi ripeto Liliana non aveva il decapito cellulare segnato nella rubrica quindi questa è un'altra è un'altra cosa poi poi subendo un'altra collega ecco questo è il mistero delle colleghe amiche subendo un'altra collega pure strana che si chiama nada quindi abbiamo Ilaria poi abbiamo Mara, Mara, Ilaria, Mara, e poi ci sta Nadia, la terza collega, Nadia, Nada, scusate, scusate, Nada, no Nadia, Nada. Questa collega, Nada, è importante perché? Perché quando una volta i giornalisti chiedono a Sebastiano di dare qualche nominativo di colleghe con le quali eh, Liliana era particolarmente, come dire, in amicizia che si vedevano così, giusto per chiedere anche a queste amiche colleghe, sa qualche notizia, eccetera, lui non dice, Sebastiano non è che dice eh, eh, Ilaria eh, oppure Mara, no, dice fra le, le colleghe c'è la sua cara amica Nada, Nada che effettivamente è una sua amica perché c'è il numero ad esempio di questa nada c'è nella rubrica telefonica di Liliana ed effettivamente questa è un'amica e quindi non si spiega poi perché, perché perché invece Mara non fosse nella rubrica di Liliana e fosse invece nella rubrica di Serpino fra le altre cose e quindi nasce, come dire, il dubbio di come mai non fosse nella rubrica questa madre che però più volte si incontrava con Liliana a San Giacomo, con lei e con altre amiche. Ma perché non stava poi nella rubrica? Viste che era una collega amica e lei non ci stava, invece questa nata ci stava e le altre ci stavano. Vedete, anche questa non va bene. Ecco. Perché addirittura questa Mara risulta nel, nel, nella rubrica di Serpina e, e non in quella di, di Liliana, visto che era Liliana che si incontrava con Mara? È un mistero. Quindi abbiamo quest'altra Nada, che sarebbe un'amica effettivamente, diciamo, confidente. Ora. Eh... E che questa amica nata fosse effettivamente un'amica anche di Sebastiano è testimoniata perché quel 14, a una certa ora sul tardi, diciamo dopo le 22, quindi quando praticamente credo che Sebastiano stesse in questura, c'è un contatto dopo le 22, fra Sebastiano e questa nata. Ecco, quindi dopo il pomeriggio, il contatto con, con Ilaria, dopo le 22. Sebastiano contatta Nada un, un contatto con un evidentemente non con un messaggio ma con un vocale e c'è una risposta poi a questo vocale che non è stato recuperato perché eh, c'è la risposta di Nada che dice a Sebastiano gli scrive mai Ma provato a mettere l'avviso su facebook ecco quindi si presume che sia stato riferito a nada il fatto sommariamente e lei questa nada dice Mai hai provato a mettere l'avviso su facebook e stiamo dopo le 22 circa 22:20. quindi viene coinvolta anche questa quest'altra amica quindi poi addirittura Possiamo parlare anche di altre amiche che cita Sebastiano come Tiziana, quindi Tiziana pure la cita come amica, però vedete in tutte queste amiche qui, quella che suona sono più strana sono Ilaria che viene contattata da subito e che lei richiama più volte, poi questo contatto con la questura e questa amica amata che era amica ma non registrata sul cellulare e che era invece registrata sul cellulare di Sterpine che accompagnava eh, Liliana a, eh, Insomma, in questa, in questa località San Giacomo a Trieste di fronte alla chiesa per incontrarsi con Mara e con altre amiche mentre invece normalmente aveva il contratto di, il contratto di Nada il contratto di, 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 di Tiziana quindi questa... Questa corrispondenza con queste amiche che entrano prepotentemente, insomma, in quel 14 di eh, dicembre è da approfondire, soprattutto in relazione alla posizione di, di Ilaria e di Mara, e di Mara soprattutto, che è un altro mistero. E, ed è curioso, vedete? È curioso perché. In effetti, se avete seguito bene il ragionamento, magari rivedetevelo, sono dei dati, dei dati certi questi, perché si desumano dai, dai tabulati, sono dati certi e quindi sono delle considerazioni, diciamo, di tipo oggettivo che magari possono trovare normalmente spiegazioni eh, di altro tipo, ma, ma che certamente un'amica... Un con la quale ti vedi e ti frequenti non sia l'unica ad essere registrata nella tua rubrica è una stranezza che non so come si possa spiegare come, non so come si possa spiegare che compulsivamente si, 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 nell'imminenza della spedizione si chiami a questa amica Ilaria che ti chiama due volte Insomma, per quale motivo? Viste che non era proprio un'amica questa Ilaria che dichiara io l'ho vista a giugno, giugno, luglio eh, l'ultima volta quindi di che cosa stiamo parlando non stiamo parlando di qualcuno che era di famiglia che tu dici ah, dico subito la notizia questa stiamo parlando di uno che luglio, agosto, settembre, ottobre che sono sei mesi circa che, che non si vedevano ma di che cosa stiamo parlando quindi ecco perché bisognerebbe ampliare lo sguardo in questa vicenda e non soffermarsi sembra la storiella quella voleva cambiare la vita la cosa a casa lì l'amore l'amante ecco perché non non si amplia e spero che nel 2024 adesso si possa si possa allargare lo sguardo quindi e quindi questo è il mio augurio e l'augurio che faccio a tutti quanti voi e eh, diciamo eh, come come mm, vi devo vi pubblico anche adesso un, un augurio che mi ha mandato poco fa Sebastiano in coda al, a questo video vi, vi pubblico pure il suo saluto che ha fatto molto gentilmente a me e a voi tutti e come vedete io qui ho sollevato anche dei dubbi in generale su queste vicende ma come mi viene dato ad esempio un saluto che mi perviene io lo, 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 lo posto sul, sul canale a prescindere da qualsiasi altra considerazione chiunque può mandare saluti e, 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 e viene pubblicato quindi io ringrazio Sebastiano di questo saluto e eh, questo augurio che ci ha voluto fare a me e a tutti quanti voi però eh, di una cosa dobbiamo essere sicuri che si cerca di dire e di perseguire la verità, qualsiasi si sia, sia in un senso che in un altro, senza eh, disegni mentali, senza riserve mentali. Quindi da parte mia ancora vi rinnovo l'augurio eh, di prosperità, di salute e di benessere per tutto l'anno e ringrazio Sebastiano che ci manda questo suo saluto, questo suo augurio. Quindi grazie a tutti. E arrivederci a prestissimo, ciao Nicola. Colgo l'occasione per farti gli auguri di un buon anno a te, alla tua famiglia e a tutti quelli che ti seguono. Io oggi sono veramente devastato. Sono due anni che, che non ho. Non ho notizie, non so come è, com è morta mia moglie e perché è morta. E quando sono morto? Quando è morta. Niente, sono spaventato da, da entrare nel terzo anno. Non so cosa mi aspetta. Io vorrei tanto avere delle risposte, qualcuno che mi dica a tutte queste domande che mi sto facendo. Niente, ti saluto, ti abbraccio.